medici di medicina generale sappiamo che hanno rappresentato un avamposto, specie in questo periodo di emergenza pandemica. Sono in prima linea e durante le fasi di emergenza il medico di famiglia è diventato il vero punto di riferimento della popolazione. Adesso in Regione Campania è evidente che la carenza arrivi ad essere un'ulteriore emergenza nell'emergenza. Risulterebbero in servizio circa 4.500 medici di famiglia con un'età media superiore a 64 anni. Significa che nei prossimi 4 anni il 60% andrà in pensione. E allora, dal momento che in questi casi il distretto dovrebbe segnalare la carenza all'ASL, la burocrazia della nostra regione sul tema si è letteralmente inceppata, io vorrei sapere intanto che cosa si intende fare per risolvere questa emergenza e soprattutto chiedo di farlo anche in tempi certi e Oggi l'iter di assegnazione delle zone carenti 2019 si è sostanzialmente concluso ed è in fase di conclusione che si definirà il prossimo 10 febbraio riguardo alle sole carenze residue riscontrate alla Napoli 1 e alla ASL di Avellino. Assessore, la mia preoccupazione era rivolta non solo ai pazienti che non possono farsi visitare, ma anche quelli a cui non si può neanche prescrivere un'analisi che potrebbe salvargli la vita. Quindi, il tempo diventa determinante in tutto questo. Ho ascoltato la sua risposta, interessante per l'obiettivo a cui si vuole arrivare, ma io tra un mese sarò qui di nuovo ad interrogarla, chiedendo conto dei risultati. Speriamo che l'impegno sia conseguenziale proprio ai risultati. Grazie.